La questione libica e nordafricana in generale sta creando non pochi problemi anche a Costa Crociere. In modo massiccio e drammatico abbiamo dovuto modificare 150 itinerari. Avevamo due navi nel Mar Rosso, abbiamo dovuto richiamarne una e l'altra viaggia con dei tassi di occupazione gravemente insufficienti. Non andiamo più in Tunisia, non andiamo più in Egitto, nella parte settentrionale dell'Egitto. Il Marocco adesso è a rischio, anche lo stesso Israele, il consumatore, sente nell'aria delle situazioni non di sicurezza e quindi riluttanza a prenotare. Quindi è un momento difficile, un momento che ci fa lavorare duramente. Abbiamo i dipendenti che lavorano letteralmente 24 ore su 24 per gestire il passato, per gestire le prenotazioni del passato, purtroppo in luogo di lavorare per il futuro.